Senatore Arrigoni, il governo dice che c'è lo stop all'aumento per la TASI per il 2015, è vero? No, è una balla colossale che la Lega ha smascherato in legge di stabilità. Quello che rimane fermo è la massima aliquota della TASI. Ma siccome questa legge di stabilità prevede un taglio di 1.200.000.000 di trasferimenti ai comuni, non ripropone per il 2015 il fondo perequativo di 625 milioni che era stato introdotto appunto per contenere le gabelle sulla tassa del mattone, ne conseguirà inevitabilmente che quei comuni che non hanno ancora applicato il massimo di TASI e IMU l'applicheranno per compensare questo taglio di oltre 2 miliardi di euro. La Lega Nord ha presentato un subemendamento chiedendo la reintroduzione del fondo perequativo di 625 milioni di euro, chiedendo di non dare 110 milioni a Roma, che è immersa in questi giorni nello scandalo di mafia capitale. Il governo ha preferito bastonare più di 8.000 comuni in favore dell'amministrazione capitolina e questo è veramente uno scandalo. Ci saranno inevitabilmente ulteriori aumenti sul mattone, sulla casa, sui capannoni.